di soggiorno per motivi di giustizia. Un'altra importantissima conquista umanitaria e sociale che con la legge di ottobre 2013 anche l'Italia ha introdotto nel suo sistema giuridico, in omaggio a quanto stabilito dalla Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1 agosto 2014, è la previsione del rilascio di un permesso di soggiorno alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione stessa. Il permesso viene concesso se sussistono esigenze processuali che richiedono la presenza della vittima sul territorio nazionale, anche a prescindere dalla necessità della sua collaborazione nel corso del procedimento penale, visto che non si richiede né che la vittima cooperi né che il procedimento penale sia già in corso, ma si attribuisce rilevanza alla sua sola situazione personale. L'obiettivo è quello di assicurare tutela a chi si trovi in una condizione doppiamente vulnerabile rispetto agli atti di violenza perpetrati nei suoi confronti e si ispira all'esigenza di sottrarvisi, intraprendendo un percorso di autonomia nel mondo del lavoro e nell'integrazione sociale. La segnalazione alla questura proviene dall'autorità giudiziaria, ovvero dai servizi sociali specializzati nell'assistenza alle vittime di violenza. Purtroppo non sono stati inclusi nel numero di emittenti ICAV, ma nulla vieta che questi lavorino in sinergia con i soggetti istituzionali preposti. Questo permesso ha durata annuale ed è rinnovabile finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per lavoro.